a tutti, io sono Giada e benvenuti in questo nuovo video che sarà un reading vlog. Non ho mai fatto qui sul canale un reading vlog, quindi sarà un video piuttosto nuovo per me. Ho però sempre voluto provare a realizzare anche questa tipologia di video e ho pensato che Halloween fosse l'occasione giusta. Vi porterò infatti con me oggi che è il 30 ottobre e domani che è il 31 ottobre, ossia Halloween. Quindi vi mostrerò un pochino queste mie due giornate e soprattutto le mie letture durante questi due giorni. Si tratta di storia di due anime e per Halloween invece mi ero prefissata di rileggere Macbeth, quindi ho preso questa mia edizione di Shakespeare che racchiude tre delle sue tragedie, ossia Amleto, Romeo e Giulietta e appunto Macbeth, e io spero tantissimo che questo video potrà piacervi e soprattutto fatemi sapere giù nei commenti e scrivetemi anche se vi piacerebbe che portassi più video di questo tipo qui sul canale. Siamo andati a fare la spesa al supermercato e io ho preso i crackers alla mela e alla cannella, che sono tipo tra i miei biscotti preferiti di sempre, perché c'è la mela e c'è la cannella che amo profondamente, quindi li amo tantissimo. E poi ho preso il frozen yogurt greco al cioccolato e al miele. Probabilmente sentirete infiniti rumori diversi perché sono in giardino, ma finalmente, secondo giorno di vlog, riesco a fare una piccola clip chiacchiericcia. Il libro che ho iniziato è stato Storia di due anime, come avete visto dalle clip di ieri. Vorrei potervi dire a che punto sono con la lettura, ma non lo so. E ora vi dico perché. Storia di due anime è un libro estremamente particolare e lo è anche per la modalità di lettura. Io ero rimasta affascinata già dalle premesse, come vi avevo accennato. Ho Jane che fa da sfondo. Ehi, Jane, che fai? Che fai? Dicevo, ero rimasta completamente affascinata dalle premesse di questo libro e quando ho letto la prefazione ieri sono rimasta incantata e ho sentito che sarebbe stato un viaggio super affascinante. La prefazione esordisce con questa frase: non ho scritto questo libro,
l'ho rubato. E praticamente l'autore di questa prefazione è un famoso rilegatore di Parigi al quale una ricca collezionista incarica di rilegare un manoscritto. La sua condizione è però quella che il rilegatore non legga il manoscritto, quindi non legga la storia, deve solo rilegarla. Nel momento in cui però poco dopo il rilegatore viene a sapere della morte di questa collezionista, egli rompe la promessa e legge il manoscritto, che si rivelerà in realtà non essere uno, ma ben tre manoscritti, tre storie scritte da mani diverse in epoche diverse. La cosa brillante, super originale e che mi ha fatto subito innamorare, perché a me queste cose piacciono tantissimo, è il fatto che c'è una nota per il lettore che è un po' collegata in qualche modo alla prefazione e che ci spiega che in realtà questo libro può essere letto in due modi diversi. Può essere letto normalmente come si legge qualsiasi libro, quindi dalla prima pagina in ordine fino all'ultima, oppure può essere letto seguendo una sequenza. E io sono sempre per le cose particolari ed eccentriche e diverse, e non esisteva assolutamente che io leggessi questo libro nell'ordine classico, e quindi ho scelto la sequenza della baronessa. Come funziona? Ci viene praticamente indicato dal libro stesso ogni volta a quale pagina dobbiamo andare per proseguire la storia. C'è questo simboletto qui che ci indica la pagina, quindi praticamente ci muoviamo avanti e indietro per il libro, ed è una cosa che mi sta emozionando tantissimo, e questo aspetto unito alla storia in sé sta rendendo la lettura di questo libro ancora più magica di quanto già non sia. E Storia di due anime si sta rivelando un viaggio incredibile, misterioso, oscuro, e vi dicevo che non so a che punto sono con la lettura del romanzo, perché faccio completamente avanti e indietro con il libro, quindi al momento mi trovo qui, però ecco, sono certa che finirà questa parte e tornerò di nuovo indietro. Non so effettivamente quante pagine mi mancano di preciso, però credo di essere quasi alla fine per quanto riguarda la storia e per quanto riguarda la sequenza. E io non vorrei parlarvi troppo della trama di questo libro, perché è innanzitutto uno di quei libri e di quelle storie che vanno scoperte durante la lettura e la cui magia risiede proprio nella scoperta graduale durante la lettura. È un romanzo storico perché è ambientato in diverse epoche, in particolare dalla fine del 1700 al 1940, comunque gli inizi del 1900. La città principale di questo libro è Parigi, però in realtà vaghiamo e giriamo per il mondo, ed è un libro in cui troviamo il fantastico. In particolare c'è questo concetto molto bello della trasmigrazione delle anime, del passaggio dell'anima. È una storia d'amore, è una storia di mistero e thriller. Per ora si sta rivelando uno dei libri più affascinanti e più belli e più ben scritti che ho letto finora quest'anno, e spero che sarà così fino alla fine, ma ne sono piuttosto certa. Poi a me basta che date questo tipo di romanzi estremamente originali, storici e con la componente del soprannaturale, e io vado a nozze. Quindi sì, sto adorando questo libro e oggi credo che lo finirò, anche se non voglio allo stesso tempo finirlo. E oggi è anche Halloween, come vedrete dalle prossime clip, che passeremo a casa ovviamente, data tutta la situazione e il clima attuale qui da noi. Però ecco, sarò con la mia famiglia, ordineremo la pizza stasera e guarderemo un film, che alla fine sono forse le serate più belle. Oggi il mio obiettivo è terminare Storia di due anime e leggere Macbeth, che tanto è piccinissimo, quindi vado tranquilla.